se tu passi con il rosso, 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 giallo appiccichetto al rosso, giallo e rosso, la multa te la do, la multa te la do. Se ti suona l'antifurto, furto, furto, senza ladro e senza urto, io mi urto, la multa te la do, la multa te la do. Se dal tuo scappamento, scappamento, esce fumo inquinamento, puzzolendo, la multa te la do. Col rosso, col furto, con inquinamento, non mi fai fesso perché, perché, perché noi vigili, 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 da sempre vigili, ovunque vigili, noi siamo vigili, 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 e siamo vigili con l'occhio vigile. Se scarrozzi col cavello, bello, e mi sfiori il piedistello col cavello, la multa te la do. Se pedali con la bici diventiamo tutti amici, dagli amici la multa non si fa, la multa non si fa. Perché? Perché noi vigili, 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 da sempre vigili, ovunque vigili. Perché noi vigili, 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 noi siamo vigili con l'occhio vigile. Perché il vigile, 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 da sempre vigile, ovunque vigile. Perché il vigile, 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 io sono vigile. Non ce la faccio più, vogliamo cominciare? Stiamo celebrando oggi una ricorrenza per noi molto gradita. Un avvenimento che ripaga e premia chi di voi, nella pioggia e nel vento, si è particolarmente distinto nel suo quotidiano lavoro. Siamo qui per la designazione del vigile dell'anno. Vigile urbano, Urbano Tommasi. A me. Tommasi, per la sua diuturna abnegazione al servizio del cittadino, per il suo spirito di iniziativa e per il coraggio dimostrato nella giungla del traffico, io la decoro con la medaglia al valore metropolitano. Che caffè adesso? Il caffè. Mi state decorando, mi state dando la decorazione. Il caffè, papà? Papà? Milena, ma vedi che c'è milioni di persone alla televisione, dei giornalisti, eccetera, il caffè. Ah. Buongiorno. Milena. Ciao. Ecco perché. Sono in miseria. Non potevi arrivare due minuti più tardi, mannaggia. Perché? Perché stavo facendo un sogno bellissimo. Dunque, stavo sognando che il comandante Tafuri, no? Si metteva il mattino all'orrido in bocca. Non era male. Ti stavo dicendo, se arrivavi due minuti più tardi era meglio. Perché? Perché stavo facendo un sogno bellissimo. Te lo racconto? Dunque, stavo sognando il comandante Tafuri, no? Che si metteva una mano sulla coscienza e con l'altra mano... Che faceva?
No, te lo dico. No, te lo dico, sai perché? Perché mica perché non te lo voglio dire. È perché è il sogno premonitore, no? E se è premonitore, non bisogna raccontarlo, perché io sento che questo è un fatto che si realizza, lo sento. Perché quando la nostra psiche, no? Sente una cosa dentro che crede che sia nel futuro del passato, cioè reminiscenze, incontazione e il presente, come dice Fred. Fred Astaire? Fred Buongusto. Fred lo psico... Freud. Freud si scrive, ma si pronuncia Fred. Vedi che ti ho fatto studiare inutilmente. Le 8:10, porca miseria, perché non mi hai svegliato prima? Io mezz'ora che sono qua e tu chiacchieri, eh? Vabbè, allora sbrighiamoci. Sarà birata fuori, eh? Boh, non lo so, però... È tardi, eh? Ciao, Mile. Buongiorno. Ciao, Urba. Buongiorno. Urba. C'ho delle cose. Mi devi dire qualcosa sull'oroscopo? Sì. Adesso cominci a crederci, eh? Sì, ma tanto me lo dici tu, tanto vale che t'anticipo. Sbrighiamoci, Urba, però. Urba, cose grosse. Senti, siccome c'è Marte che entra in contrapposizione con Venere, mentre Saturno sta entrando... Io entro un attimo dall'alimentari qua dietro. Continuate pure la conversazione, ti aspetto in macchina, ciao. Sì, sì. Allora, ti dicevo, sta entrando... Andando. Mi senti? Sì. E stai a sentire? Sto a sentire. Dove sta entrando Marte? Dall'alimentare, ha detto. Cioè, mia figlia va dall'alimentare. Marte, che ne so? Nel Cancro, il tuo segno, c'è l'accavallamento Bilancia Capricorno. Ah, ecco. Quindi tu avrai una grossissima soddisfazione professionale. Questo non è che è molto sbagliato, poi, eh? Può essere. Cominci a crederci, insomma. Ciao. Ciao, Urba. Proprio bello, bellissimo. Tobia, per cortesia, non rompere, vattene. Non vedi che sto dirigendo? Sì, sembri un dio greco. Anzi, non dico un dio greco, un dio romano. Anzi, non dico un dio romano, un dio... Non dire stupideggini, Tobia, che già ci c'è un casino a Roma, ci manchi solo tu qua dentro. Così mi tratti, eh? Abbiamo mangiato la zuppa di latte assieme. Abbiamo giocato a pallone in mezzo alla strada sino a ieri. Così mi tratti, eh? Vattene, Tobia, vattene. Bello, bel modo. Posso farti una domanda? Sì, ma sbrigati però. Considerando che io conduco un veicolo... Non mi parlare di tracozzetto, non sento, parlami davanti. Cioè, parlami davanti ma fai finta che non mi conosci. Parla ma fai finta di non parlare. Ecco. Considerando che io conduco un veicolo con le ruote procedendo a piedi, sono da considerare un veicolo o un pedone? Un deficiente con le ruote. E adesso vattene, ci vediamo stasera. Bella risposta. Bella risposta. Namo? Ha in bocca il fischietto, si è messo il cappello in testa, l'ha divisa e adesso sento un capo. Lui è un capo. Si sente un capo. Questo è il capo. Il capocollo te lo spezzo se non te ne vai. Tobia, per piacere, vai, vai. Andiamo? Andiamo? Sì, briscola. Lo distruggo. Urbano, ti vuole il comandante? A me? Sì. Grazie. Prego. Miseria, lo vedi come si realizzano i sogni? Io stanotte non ci credevo, eppure la medaglia, hai capito? La medaglia! Ma perché urli? No, niente, vabbè, poi ti racconto, io vado, ciao. Sì, signor assessore, per i lavori di ampliamento della linea telefonica predisporremo una deviazione del traffico per via nazionale. Comandi? Un attimo, sto parlando con l'assessore. Sì. Chiuderemo a traffico via De Pretis e via Napoli. Cioè, hanno ragione, a via Napoli c'è casa sua, no, dunque faremo una rotatoria provvisoria con via di San Vitale. Sì, no, la SIP prevede di farcela al massimo in 4 giorni, sì. Ah no, per quell'altra faccenda ho qui davanti a me il diretto interessato che sarà veramente felice di ricevere. Sì, logicamente, sì, grazie, grazie signor assessore, grazie. Buona giornata, anche a lei, grazie mille, grazie. Vigile Tommasi, io l'ho fatta... Non dica altro, comandante, grazie di cuore, lei è un uomo troppo grande. Sarò felice come. Ringrazio anche l'assessore da parte mia, ossequio la sua signora. Di che cosa sta parlando? Pensi che io ho i sogni premonitori, come si dicono. Stanotte ho sognato tutto per filo e per segno. Pensi che ho sognato lei in un grande uniforme. Sa che è bello lei in grande uniforme.
che mi metteva la... Perché ha avuto ragione la portiera. Oggi è il giorno dell'accavallamento della bilancia e capricorno. Siccome io sono della prima decade del cancro, allora è il giorno fortunato mio. Ma cosa sta dicendo? Della medaglia come miglior vigile di Roma. Ma metta giù quella medaglietta, è per la cresima di mio nipote. Io sono il padrino. Metta giù, metta giù. Ma che sistema? Lei come? Prende le cose? La cresima. Sì, certo. Che sistema? Allora, c'è stato un abbaglio? Eh sì, è chiaro. Me ne vado. Ma dove va? Ma dove va? Tommasi, ma venga qui, dove va? Vado. L'ho fatta chiamare apposta, venga, no, scusi. Dunque, è arrivato questo, eccolo qua, questo telex. Guardi un po' che dice. Questo è inglese, io conosco bene il francese, l'inglese. Lei sa anche l'inglese, no? Sto studiando e sono già a buon punto, però siccome studio con lingua fon, lei mi insegna che lingua fon dice you speak e sleep. E io sleep, io dormo, ma non sento niente. Quanto tempo è che lo studia? 2 giorni e 2 notti. Questo dice che il comandante qui, Mac Ferguson, il capo della polizia di New York, sarà il nostro ospite questa sera. Ferguson? Sì. No, però se è comandante dei vigili sarà simpatico, no? Beh, io vado a organizzare la scorta. Ma venga qui, non è finito. Mac Ferguson viene qui perché deve scegliere fra tutte le bande musicali dei vigili quella che rappresenterà l'Italia al concorso di New York. Oh, bravo comandante, queste sono cose belle che vogliono gli italiani. Non sembra parlare di disgrazie, di traffico, di caos, si accomodi. No, dico si accomodi che la gente vuole anche un momento di divertissement. Mi dica. Tommasi, sì. Io esigo che questa sera la banda musicale dei vigili urbani di Roma faccia un'esecuzione perfetta. Ineccepibile! Proprio l'ho visto dal movimento delle labbra che mi voleva dire questo. Le darei un bacio, guarda. Queste sono cose belle. Io vado a preparare una cosa ineccepibile. No, aspetti. Tommasi, mi ripeto. Questa sera la banda musicale dei vigili urbani di Roma deve vincere la competizione, altrimenti lei finisce a Velletri. Intesi? Un bel dì vedremo. Quello che le capita se non vince. No, questa è l'area della Betterfly, la più bella che gli americani vogliono, perché l'ha cantata la signora Baudo al concerto della Metropolitan di New York. Questa è bella, questa la dobbiamo fare. Sì. Perché lei deve sapere... con questo pezzo, comandante, non ci facciamo... Insomma, per dire, facciamo una cosa a tutte... Sa perché, comandante? Perché non so se lei sa che nell'opera La Betterfly, no? Con l'aria Un bel dì vedremo, che è cantata a soprano, non la sostituiamo con la tromba, invece della voce, no? No, nella banda nostra adesso abbiamo un vigile nuovo, si chiama Taddei, un settentrionale, credo che sia del nord dell'Italia. Ma non so bene, non lo conosce? No. Ah, suona la tromba in un modo divino, comandante. Lui suona bene tromba, pistolino e cornetta, no? Ma quando suona la tromba ci mette amore, passione, la tratta come se fosse una bella donna. Allora, appena ci sarà il momento che fa... Questa è l'orchestra, no? Poi attacca lui, questo. Lasci perdere i particolari, adesso vada, Tommasi, vada. No, perché... Per favore, vada, Tommasi. Mi sono lasciato prendere dalla fuga. Sì, ma adesso vada pure, Tommasi, vada. Vado? Vada? No, perché mi dice sempre vada e poi mi chiama. Vada, Tommasi, vada. Vado, Tommasi. Ha visto? Mi tenga informato. Le telefono? No. Non sia mai. Ricordatevi che noi siamo la banda dei vigili urbani di Roma, eh? Sorridere, belli su, perché stasera ci dimostriamo chi siamo, a Mac Ferguson. Pronti? Allora, cominciamo subito col numero 6 del moderato, che è quello più importante, eh? Clarinetti. Ti preparino la tromba che deve entrare. Vai con la tromba. Top. Beh, è Taddei. La prima tromba dov'è?
Non lo so, io non l'ho visto. E tu? Deve aver staccato il telefono, è da stamattina che lo chiamo. Starà male? Ma che siamo impazziti? Ma non mi dite niente a me di queste cose, ragazzi! Manca la prima tromba, questo è un pezzo basato sulla prima tromba. Che così raccontiamo a McPherson? Manca la prima tromba, facciamo con il clarinetto, facciamo una figura da peracotteri, no? Oh, Madonna benedetta. Edoardo, vieni a sostituire per piacere. Eccomi. Io torno subito. Riprendiamo dal numero 6 del moderato. Ma dove abiti? In un garage? No, là sopra. È una mansarda di queste per i giovani. Ah. Beh, dove vai tu? Vengo con te. Ma lascia stare, quello può essere nudo. Figurati. Figurati, ragazzi, allora. Mazza come russa, si sente fino a qua. Io non capisco. Ma come si fa a dormire così pesante? Taddei! Figurati, quando si sveglia questo? Taddei, guarda che sfondo la porta! Allora la sfondo. Mamma mia, proprio come nei film americani mi è riuscito. Ma che è un aeroporto qua? E come russi male, milanese mio. Ma che è morto? Polendone! Cerca di svegliarti! Che qua siamo a Roma, non siamo a Milano, che si dorme sempre! Oh! Adè! Oh! Madonna mia, com'è pallido! Ma che è successo? Paolo! Paolo, svegliati! Io gli butto l'acqua addosso. Le pillole, questo prende i sonniferi. Mannaggia la miseria, tutti li ha presi. Paolo! Oh! Come è dilatato l'occhio. Ah! Oh! Paolo! Madonna beato, ma chi sei? Sono Urbano! Urbano, sì. Ah, voglio morire. Voglio, lasciami morire. Ma che hai tentato il suicidio? Stai buono, su, dammi. Ah, che mi fai male? Il telefono, dove sta il telefono? Della tromba. Della tromba il telefono. E dove sta nella tromba? Qua non c'è niente. Il telefono. Acqua, acqua. Acqua. Acqua, non ce n'è acqua. Acqua, acqua, fuoco, fuoco, fuoco. Fuoco, fuoco, acqua. Dobbiamo fare i giochetti adesso, sta morendo. Fuochino. Dov'è il telefono? Fuochino, qui. Fuochino. Fuoco, fuoco, c'è. Qua dentro tira il telefono, fuoco. Stai buono, stai calmo, che chiamo un medico. Dammi il numero del tuo medico. 54. 5454 è l'Alitalia. Voglio volare, voglio morire nel cielo. Oh, Madonna benedetta, dammi il numero del medico, ti prego. 0 51 3 6. Ma che 051 è Bologna? Che sta a Bologna il tuo medico? Che numero è questo? Vanna Marchi. Voglio morire, morire. Il numero del medico, ti prego, su, se no mi fa impaurire. 18. Allora, 18. 20. 20. 47. 47. È sempre occupato. Che numero è questo? 18. Il suicidio. 20. Il tradimento. 47. Morto che parla. Guarda che ti do il telefono sulle gengive e ti spezzo tutti i ponti, sai. Io non c'ho tempo da perdere. Aspetta, non vomitare. Stai buono. Stai calmo. Calmo? Stai buono. Dov'è la lingua del telefono? La lingua del telefono. Là. Chiamo il policlinico. Là, 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 là. Là, là, là. Là, là, là. Qua, qua, qua. Là, 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 là. Qua. Sì, 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 sì. Sì, do. Che facciamo, il pentagramma? Stiamo a fare qui, stiamo a fare. Sì, vuole. Ma come si fa, dico io, a fare quello che fai tu? Stai calmo, stai buono. Allora, policlinico. Policlinico, tu chiami il pronto soccorso e vieni il medico. L'hai trovato? Sì. Fammi portare un vagone di pillole. Stai zitto. Voglio morire, voglio morire! Voglio stai calmo, morire. Stai buono. 5, 4, 2, 3. Voglio morire, voglio morire! Per motivi sindacali siamo momentaneamente assenti. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Mi serve. Chiamo il medico mio, va. Chiamo il medico mio. Allora, 52. Tutto bene, non sia preoccupato.
Meno male. Giovanotto ha rigettato, ormai è fuori pericolo. Mi ha preparato un bel caffè, forte? Sì, sì, fortissimo. Ci ho messo 6 cucchiaini di caffè, dottor. L'ho fatto molto concentrato, bello compresso, una bomba. Bene, bravo. Sì. Adesso io vado. Se avete bisogno, il mio numero c'è. Va bene, grazie. Dottore, mi scusi, prima di andar via, l'ultima cosa. Da un punto di vista polmonare, come sta? Voglio dire, i polmoni ce l'ha forti, buoni. Ma cosa c'entrano i polmoni? Eh beh, c'entrano, perché non è tanto una questione di immissione di fiato. Quando di emissione, perché... I pistoli, sa, se no, proprio non c'è molto, non emette la... Lui respira bene? Ma certo, come l'ho già detto, tutto è a posto. Questo è importante. Ecco, il peggio è passato. Quello che ha bisogno adesso è soltanto un po' di riposo. Beh, riposo, anche se sta seduto, coperto lo stesso, no? Essenziale che sia a riposo. Va bene, quanto le devo, dottore? Beh, facciamo, ma sì, 100.000, va? Ma sì, 100.000, va, non è che... Se hai bisogno mi chiami. Sì, va bene. Ha detto il medico che stai benissimo. Hai capito? C'hai i polmoni d'acciaio. Puoi suonare per 5 o 6 ore di seguito la tromba. E se è fregata anche 100.000 lire il dottore. Ha detto se hai bisogno di me mi chiami. Grazie, 100.000 botta. Che vuoi rimanere? Sembra nel cesso. Oh. Oh, dove è andato sto scimunito? Oh, ma che stai facendo, scemo? Alzati! Lasciami morire! Lasciami morire! Stai buono. Stai, non mi vomitare addosso. Urbano, ti prego, lasciami morire. Ma cerca di stare calma. Paolo, ma mi vuoi spiegare perché ti vuoi ammazzare tu? Eh? Non te l'ho detto. E non me l'hai detto ancora. Che dici? Non ti capisco. È la soffocazione delle appena... Lo sento. Stai calmo. Te lo dico, perché ieri sera, quando sono tornato a casa, non ho più trovato la mia Mercedes. Voglio vedere, voglio vedere. Guarda, io non disputo negli occhi perché già stai male. Ma come stai a fare tutto questo casino perché non hai trovato la Mercedes? E che cosa ci vuole? Te ne compri un'altra, no? Non sei assicurato. La Mercedes non è una macchina. E che? È la mia donna, è la Mercedes. La Mercedes, la mia donna, è spagnola, ha due belli, grandi occhi. Sì, quello che mi avevi detto, che bella, alto. Che c'ha? Alla bocca. Vabbè, stai calmo, stai buono, ti vuoi ammazzare per questo, così poco? Uccidere. Non di uccidere, Camilla, vieni con me. Vieni con me, stai buona. Poggiati. Non riesco a stare... Sì, ma non tutto, però, non ce la faccio. Con calma, vieni qua. Insomma, uno si può ammazzare per una ragazza, dico io. Ma dove mi porti? Calmo, ti siedi là, e io non ce la faccio. Mercedes! Mercedes! Siediti, stai calmo, stai buono. Che adesso ti do un bel caffè. Non ti muovere, eh? Ecco. Adesso ti bevi un bel caffè amaro. E vedrai che ti passa. Ah, c'è da ecco per il caffè. Bevi. Ti passa tutto. Sì. Bevi. Grazie. Ma dico io, siamo nel 2000 e ancora pensiamo a questa stupidezza. Ammazzarsi per una donna. Qui siamo a Roma, tu sei di Milano. La mattina, quando apri le finestre, che cosa pensi a Roma tu? Fa schifo! Beh. Come, Roma ti fa schifo? No, il caffè è amaro, amaro! Fa schifo, amaro, eh? Basta, non so, non dove va? Oh, stai fermo, non toccare queste fermo, cose! Fermo! Che stai facendo col coltello? Ma che sei scimunito? Ah no, sto facendo vedere questa. Che cosa? E facendo vedere la lettera, quella che mi ha scritto la Mercedes, no? Pablo, che sarei io? Sì. Pablo, che no, Pablo. Pablo, mi tradisci. Adios, Mercedes. Mi tradisci! Mi tradisci, lei dice, mi tradisci, Stai buono, stai calmo. Mi tradisci! E allora c'ha ragione questa Mercedes, scusa. Ma guardati allo specchio, bello non sei. Sei un mezzo cesso e ti permetti di tradire una ragazza bella come questa spagnola. Statti fermo che ti fai male. Mi mangio un dito, mi porto via il polpo strano, porto via. Perché la tradisci? Ma non ho mai tradito nessuno io, non la tradisco. Non l'ho mai tradita, mai la tradirei e mai la tradibbi. Chi vuole che tradibbi? Io stai calmo, stai non buono. La tradisco, non la tradisco, allora non la tradita. Allora c'è un epilogo, esci con me, stai buono. Adesso io ti prendo la divisa, vieni qua. Ecco, ti metti questa addosso, perché tu lo sai stasera, davanti a chi suoni la tromba, niente meno che un bel dì vedremo da solo, ignorante. Sai chi ti ascolta stasera a te? Chi?
Ferguson, Mr. Ferguson, il capo di tutti i vigili di New York. Sì, Ferguson, vieni qua, vestiti, stai calmo e buono. Adesso tanto hai vomitato già, ti passa tutto e usciamo in giro. Metti la divisa. Tu sei la prima tromba dei vigili, non te lo dimenticare questo. Metti questo. Ti posso dire una cosa? Ci sente qualcuno? Non c'è nessuno, che c'è? Se io non trovo la mia Mercedes, stasera. Nessuno! E mi ammazzo, va bene? Una botta in destra ti do con sta maledetta Mercedes. Vuoi che tutti i vigili di Roma non troviamo questa Mercedes? Papà, ma che è successo? Mi avete fatto preoccupare. Milene, sapessi quello che... questo è pazzo proprio. Diglielo tu che non è difficile trovare una ragazza a Roma. Una ragazza? E quale ragazza, scusa? Che ragazzi, ma come te lo spiego? Dunque, tu sai che c'è, te l'ho detto in macchina, no? Che c'è Mr. Ferguson che oggi viene a sentire la banda nostra. Questo delinquente incosciente è la prima tromba, capisci? È indispensabile, un bel dì vedremo, tu ti rendi conto? E questo non lo so. E questo va a tentare il suicidio, ha tentato di suicidarsi. No, io mi voglio proprio ammazzare, devo suicidarmi perché non trovo la mia ragazza. Stai calmo, spieghiamo perché Milena non sa. Tutto per una ragazza che ne manco io, non sappiamo chi è. È una, dice che è una spagnola, ha tentato prima con la cape, i coltelli, poi a un certo punto mi preparavo caffè, vabbè, lascia perdere, se no mi viene da sudare a pensarci. C'hai un block notes per scrivere, Milena? Stai calma, papà, Prendi nota. Sì. Dunque, allora, riepiloghiamo. Questa sappiamo, sta cavolo di divisa maledetta. Sappiamo che si chiama Mercedes. Sì. Il cognome com'è? Chi? Della Mercedes? Della Mercedes. Mercedes, aspetta, c'è due cognomi. Benz, Mercedes Benz. Ma che bene. Brillante Gomez. Scrivi Gomez. Mercedes. Gomez, scritto bene? Sì. Quanti anni ha? 24 tendenti 25. 24 tendenti 24 anni. 25. Com'è fisicamente? Quello deve scrivere. Alta, due bei occhi marroni, marroni. Però sul verde, grigio-verde. Che ma tende... che cavolo di colore è? Marroni, tende... grigio-verde, che è il soldato questo? Tende grigio-verde. Tende... Vabbè, insomma è bella, è spagnola, quindi sì, appariscente. Appariscente. Qualche cosa di più concreto, non ce l'hai di più per riconoscerla? Non lo so. Scusa, Taddeo, ma non ce l'avessi una fotografia? È tutto più semplice, no? Della Mercedes. La foto della Mercedes. Tiro 2000 di foto della Mercedes. E falla vedere, no, sbrigati. Anche se in molte città italiane si crede che le vigili non siano efficienti come i vigili maschi, io invece sono pienamente dalla vostra parte. Non solo perché mia figlia Milena è una vostra collega, ma perché proprio io ho sempre pensato che la donna è un po' più scaltra dell'uomo, sotto tutti gli aspetti. E quindi se la banda dei vigili urbani di Roma vige il primo premio a New York, oh, il merito è anche vostro. Grazie. Bene, colleghe, noi abbiamo chiesto il vostro aiuto perché qui non si tratta soltanto di ricercare una persona, quanto di un caso umano. E oltretutto cercare di ricongiungere due ragazzi che si vogliono bene. E questo è un compito che si adatta alla nostra sensibilità femminile. Ce l'avete tutta la fotografia? Sì! Scusa, Urbano, ma al comandante che cosa diciamo? Già, il comandante. Se niente, il comandante, basta non telefonare, perché al comandante basta che ci telefono, uno si ingasa la rabbia. Il resto facciamo tutto da noi, pazienza. Dunque, le zone rimangono le stesse. Voi siete della zona sud, no? Quindi continuate a fare Tuscolana, Centocelle e la zona B, Tiburtina e Casilina. Poi il secondo gruppo fa la zona est, cioè Vaticano, Aurelia, Corso Vittorio. Sì, poi il terzo gruppo cercherà in periferia. Andiamo dalle Capannelle fino ad arrivare all'aeroporto di Ciampino. Il quarto gruppo prenderà la zona nord, cioè la Cassia, Nomentana, Flaminia e dintorni. E allora come rimaniamo in contatto? Tutto prestabilito, dovete andare in magazzino a prendere i walkie-talkie. A proposito dei walkie-talkie, mi raccomando, vi dovete sintonizzare su canale 2. No, non della televisione ovviamente. Su canale 2 dove ci sono io e nessuno deve sentire quello che diciamo. Oh, mi raccomando ragazze, dovete segnalare anche la minima traccia della spagnola, chiaro? Sì, chiaro. E adesso a questo punto io e mia figlia invece stiamo nel centro, ci battiamo tutto il centro ed in particolar modo Piazza di Spagna. Perché Piazza di Spagna? Ma perché, essendo spagnolo la ragazza, spagnolo, vabbè, non ha importanza questo. Adesso, ragazze, fate vedere chi siete. Via, di corsa, correre, andare. Forza, ragazze, andiamo. Facciamo presto. Facciamo presto. Forza, ragazze, guardate, io non ho freddo. E che è? La carica del CT1? A dove vanno? Beh, ci sarà una sfilata di Valentino. Vista, vista. Tu controlla se vedi Mercedes, io tengo i contatti, Sì. Un bel dì vedremo, gruppo 2, ciua, ciua. Mi sentite? Ma
facciamo progressi. L'ambasciata della signorina Gomez non ne sanno proprio niente. Ma che turista è questa? Ecco il gruppo qua. Trovate le colleghe. Noi abbiamo fatto un buco nell'acqua. E voi ragazzi? Anche noi, andiamo a vedere al punto. Ok. Novità? Nessuna, e tu? Niente, dillo Uva. Va bene. Donna Note chiama. Bel dì vedremo. All'ambasciata la ragazza è sconosciuta. Passa e chiuda. Un bel dì vedremo. Un bel dì vedremo. Un bel dì vedremo. Chiama zona est. Un bel dì vedremo. Mi sentite, zona Ventino Cericolo? Rispondete, prego. Mi sentite? Rispondete, prego. Qui, zona est. Ricerca ancora negativa. Ripeto, ricerca negativa. Passo. Va bene, passo e chiudo. Buongiorno. Buongiorno. Non è lei. Oh, non ma è. Che cosa vogliono voi? No, ma che c'è? Sì, che è successo? No, ma che volete? Oh, ho già finito. Ma che vuol dire? No, scusate, andiamo. Signorina! Qui zona ovest, qui zona ovest. Chiamo un bel dì, vedremo. Niente da segnalare, passo. Va bene, grazie, ricevuto, passo. Passo e chiudo. Vediamo il cambio. Grazie, colleghe. Zona sud chiama un bel dì vedremo, passo. Sì, eccomi qua, un bel dì vedremo, sono pronto, pronto, che c'è? Nessuna novità da segnalare, passo. E allora perché mi chiamate, passo? Perché pensavamo che ci fosse qualche novità, passo. E vabbè, ma se continuiamo a parlarci, passo, 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 facciamo stanotte qua. Passo e chiudo veramente questa volta, ho chiuso. Passo e chiudo anch'io, passo. Passo, passo, stringe, io sto a sentire le pernacchie del walkie coso qua. Ferma un po', Milena. Qua? Accosta qua, sì. La targa è Spagna, no? Uh-huh. E la me è Madrid. Sì. Voglio andare a vedere. Rispondi tu se chiamano, Scusami, scusa signorita, no? Perché io sto cercando una signorita che somiglia uguale a usted, no? Allora, io ho visto la targa in Spagna, no? Ho visto la targa di Madrid e pensavo... Como? Como? Ma c'è la me di Madrid. Como? Non hablo italiano, signor. Ah, non habla italiano. Scusami, signorita. Continuate, come vigile chiudo un occhio. Ehi, allora. Perché ti sei fermata? Perché qui c'è la paninoteca. Scendo e ti prendo una cosa da mangiare. No, Milena, lascia stare. Lo sai che non ho fame, non mi va. No, devi mangiare, perché da stamattina che sei in giro non hai mangiato niente. Adesso vado e ti prendo un bel panino. Ah, questa è la paninoteca. Allora, vedi se c'è un panino macrobiotico. Macrobiotico? E com'è? Sì. Sono dei panini di pane integrale un po' più grandi, no? Dentro c'è uno strato di prosciutto cotto, poi sopra ci metto del pomodoro a fettine per spezzare con del tonno e dei sottaceti e sopra mi ci fai mettere anche un hamburger col ketchup. Ah, macrobiotico? Sì. Vabbè, vedo se lo trovo.
si chiamava Mercedes? Sì, ma si è scoperto che era giamaicana. Aveva 8 anni, una bambina. Accidenti. Avete trovato niente? No, no, niente. Un bel dì vedremo, un bel dì vedremo. Mi sentite? Ecco, volevo parlare con la zona ovest. Siete in ascolto? Un bel dì vedremo. Qua zona ovest, nessuna novità da segnalare, passo. Va bene, allora avvertite anche la zona sud e la zona nord, perché qua, siccome il tempo incalza, ci rimane pochissimo. Se avete novità, comunicatemele, va bene? Passo e chiudo, ci vedremo, un bel dì vediamo. Cioè, ci vediamo, un bel dì vedremo, ciao. Guarda che ho trovato. Un cannone gigante alla siciliana e con dentro la ricotta. Ma che dici? Guarda, guarda, una locandina. Mercedes, l'abbiamo trovata. Mannaggia la miseria. Non va niente, si salta il pasto, ma Ferguson non si salta. Andiamo. Ah, sono contenta. Segui quella macchina. Sì, quale macchina? No, dico, segui l'indirizzo che hai letto sulla locandina. Andiamo, sbrigati. No, ferma, stop. Perché? Tu vai troppo de corsa, bella mia. Devi andare più lenta, piano piano, dolcemente, fissando il pubblico, con un misto di pudore e sensualità. Hai capito? Intendo, intendo. Dai, rifacciamo tutto da capo. Questa è Mercedes. Ah, è lei? Ammazzo. Ammazza che? No, dico ammazzo come pallido, poveraccio. Ferma. È un momento, per farmi vedere prima, mica posso così... Ehi. Alla. Che detto? Non ho capito. Oh, dico la musica, no? E ferma. Fermi. Sei lontano sentito, eh? No. Fermi. Perché fermi? Cosa vuole lei? Perché lo so io perché. La signorina deve venire con me. La signorina Gomez deve venire ad assodare delle cose legali molto importanti che riguardano anche la sua felicità. Guardi che ho una licenza e un regolare contratto. La signorina è maggiorenne. Senta, non alzi la voce, si segga e guardi che io sono in divisa, eh? Perché può passare anche più di un guaio. Mi lasci fare e mi lasci parlare con la signorina. Stia calmo. Signorita? Sì? Signorita Gomez, deve venire conmigo. Donde mi quiere llevar usted? Usted. Deve venire conmigo, se fidis. E io ho la divisa e venga conmigo. Conmigo? No, conmigo, contigo. Cioè, contigo, tigo. Conmigo, contigo? Cioè, contigo, tigo. Venga conmigo, vamos. Ma a donde vamos? Donde vamos? Alla playa, donde... Playa? Signorita, me lasci hablar. Se fidi de mí. El su fidanzado... Fabrizio Taddei, il vigile Urbanos, no? È innamorato, è molto innamorato, diglielo tu. Eh sì, Pablo ti vuole muy bien, ha tentato anche di ammassarsi per te.
No volveré nunca más. No tornerò mai da lui. Mai. Ma perché? Perché? Perché un hijo de puta, un traditore, lui tiene l'amante. Señorita, che sia un deficiendos, questo lo ha afferrato. Ma come fa ad avere un amandos con un piezo de... Un'altra muchacha. Allora è scimunidos. Io tengo la prove. Las pruebas. La tengo in camerito. Un momentito, per favore. Io vengo con voi, vos, vos. Dove vai? Dove vai? Ha detto che c'era in camerino. Ha detto che tiene las pruebas. Paolo? Oddio, ci risiamo. Si è suicidato un'altra volta. Ma guarda un po', questo è proprio scemo, Io l'ho detto che non lo dovevamo lasciare solo a questo. Guarda com'è pallido, guarda. Paolo? Oh! Uè, cosa fai? Mi picchi? Mi picchi adesso? Me lo dire di avvelenato. Mi ero appiso a letto. Ci credo, con tutte le pillole che ti sei preso. Ma si è posato l'effetto. Paolo, siediti. Dove vai? Siediti. Alle prove. Alle prove, hai capito? Io non ci vengo stasera a suonare. Se non viene mica la mia Mercedes, non suono, va bene? No, non hai capito. Ha le prove, Mercedes, contro di te. Noi siamo andati lì, ci siamo informati. Hai capito? È vero che tu ogni martedì, ogni giovedì andavi da una certa signora Petruzzelli, dalle ore 19, è vero? Sì. È vero, hai visto? E ti trattenevi lì un'oretta... E mi trattenevo, sì, perché? Ma ho turato le orecchie. Perché? Ma come ti metti con una vecchia di 70 anni, non fai schifo, fai. Sturati. Non è questo? No, perché quella lì è una signora che è una professoressa di espanol. Espanol. Ah, sì? E certamente vado lì perché imparavo la lingua. E sparare la lingua per imparare per la mia Mercedes, hai capito? Ho capito perché adesso. Io andavo lì e imparavo la... Sì. Alma di mia vita. Lascia perdere, senti. Tavolo, ciappalo, cantalo. Adesso vado io a giustificare tutto. Cambiati, vestiti, spogliati. Perché? No, io ho detto che non suono. Basta, vieni con me, te l'ordino. Tira fuori la Mercedes. Vai, via, fai, che c'è mia figlia. Milena. Mi giro. No, senza girarti, vai in cucina. Dai, vai in cucina. Ha detto papà che devi andare in cucina. Chiaro? Ah, sì. Oh, avanti. Spogliati. Girati anche te. Dai, su, mi piacere, avanti. Lei è la professoressa Petruzzelli? Sì, sono io, professoressa Petruzzelli. Allora, signora, lei ci deve fare una grande cortesia, perché dobbiamo fare un confronto importante, capito? Allora, signora, ci deve aiutare, perché il suo allievo Taddei è mu incasinato, c'ha dei guai d'amor. Spiega. Spiego. Professoressa, io credo... Habla español. E habla, sbrigati. È come fare un esame, se fosse un esame. È una questione de vita, de sangria, de muerte. La morte! La morte! Adesso che ci mettiamo a fare la lezione qua? Signora, ci aiuti per cortesia. Si tratta di riunire un amore spezzato. Ah. Ne parliamo fra 35 minuti. Dentro dei 35 minuti. Come fra 35 minuti? Signora, che sono le 5 della tarda. Alle 5. Alle 5 della tarda mi basavo una Mercedes. Alle 5 della tarda mi basavo una tarda. Piacere! Stai zitto un attimo. È stato molto male oggi, scusi signora, ha avuto una giornata, ha preso una cinquantina di pillole per il fuenno e allora c'ha gli occhi proprio da pazzo, ha visto? Lei ha occhi da pazzo? Io? Sì, il bambino ha già pagato la lezione di spagnolo e non posso interrompere. Ma scusi signora, ma non è il bambino che paga la lezione? E allora mi lasci parlare col bambino, no? Scusi tanto. Senti bel bambino, com'è che ti chiami tu? Ettore, vedi, c'ha pure una faccetta simpatica, Ettore. Senti, Ettore, siccome ho già capito che ti sei rotto dalla lezione, vero? Altro che. Vuoi andare al cinema? Sì, però, signorina, per andare al cinema mi servono 10.000 lire. Oh, no! Oh, yeah! Dai 10.000? Sì. Vede che voleva andare al cinema. Contento. Contento. 10.000. E altri 10 per la mia ragazza. Dopo facciamo mezzo. La ragazza. Che c'è, anche qualche figlio? No. Allora, prendi e vai. La lezione è finita. Terminata. Grazie. Ciao. Ha visto, signore, che cosa ci vuole? Il bambino è felice perché appena gli dai i soldi subito va, come si dice? Vola al cinema. Vola al cinema. Voli al cinema. Adesso, signore, lei viene con noi, eh? Dove? Andiamo al night. Al night? Contenta, hai visto? Al night? Contenta. Andiamo. Vai. Al night. Al night. Fin, pur, spazio. Mercedes. Vedi. Mica
credi ora? Sì, ti credo, mio amore. Bessami. Ripesami. Se potevo tradir con una vegia. No. Vediamo, vediamo. Alma de mi vida. Alma de mi vida. De mi corazón. E de mi corazón. Te quiero. Oh, te quiero. Se volevo spiegare che le tarda, Mercedes, nella uno. Guardi che lei ha torto. Qui c'è nero su bianco. Non potete portarmi via la ragazza. Ho un regolare contratto. Ah, sì. Io ho osservato bene il suo locale, sa. Primo, non ha sufficienti uscite di sicurezza. Secondo, non ha l'impianto elettrico regolamentare. Del sistema antincendio non ne parliamo proprio. Di conseguenza non ha nessun contratto. Giusto, ha ragione. Io non ho nessun contratto. Ecco. Milena, arrivo. Ferguson sta aspettare a noi. Quelli sono americani, sono puntuali. Sbrighiamoci. Signora Aragona. Cosa vuole? Siccome con le lezioni di spagnolo non guadagno molto. E allora? Può assumere me come spogliarellista? Ma se ne vada. Cabron! Befana! Ma come mai non si comincia? È tardi. Che è successo? E tuo padre dove sta? Ma ti spiego. Vorrei vedere. Mi dispiace, io non sono abituato ad aspettare. È più di un quarto d'ora di ritardo. Eh sì, ma forse il traffico, allora. E chi coordina il traffico? Io. E allora? Adesso, però. Facciamo.
Bravi! Bravi! Bravi, bravi! Bravi! Adesso ci saranno 30-40 gradi sotto zero e fa freddo? In America? Ma è come da noi, papà. Se fa caldo qui, fa caldo lì. Sì, se fa caldo da noi. Poi se mai arrivi lì e ti trovi la sorpresa. No, vabbè, se mai me lo porto, me lo tolgo a Dallas. E quella sciarpa con i guanti di lana che compriamo a Roccaraso? Guanti e sciarpa stanno nell'armadio del corridoio, all'ultimo ripiano in alto. Ok. Papà! Boia! Mi fai spaventare, papà, ma che è successo? Milena! Milena, aiuto! Che hai fatto? No, per prendere i guanti maledetti di Roccaraso. Tirati su! Dove ti fa male? Dove ti fa male? La frattura, i bracci mi sono fratturati, mi sono slogato. Non posso più andare in America. Perché? E come faccio a dirigere la banda? Mi metto il genere.